Ciao ragazzi, siamo le Fit Gorille, esperti del fitness, trasformiamo le persone con il corpo libero. Oggi in diretta alla nostra palestra siamo qua per insegnarvi come si iniziano ad approcciare i primi skill, chiaramente, esatto, del calisthenics. Allora, intanto diciamo che il calisthenics, sappiamo benissimo che vuol dire tutto e vuol dire niente, ma perché fare calisthenics? Per avere il controllo del proprio corpo, ok? Non immaginatevi le scimmie che si appendono, esatto, e fanno le evoluzioni, eccetera, ma chiunque dovrebbe iniziare, dovrebbe sconoscere questi esercizi che sono proprio la base. La base cioè, per cominciare col tutto o perlomeno con le skill. Sì, cioè se voi non sapete fare questi esercizi non potete secondo noi definirvi calistenici, ok? Partiamo col primo. Primo esercizio. Questo è proprio base, no? Calisthenics. Allora, perché è molto importante questo esercizio? Perché vi dà controllo del corpo, tanta forza di spalle. Questo esercizio qua ormai è anche quasi dimenticato, perché vorrei vedere gente che magari zavorra, magari anche 100 kg di dip, se è in grado di farlo, perché magari non è in grado. Ok, cosa importante, braccia tese, scapole in questo caso protratte, quindi lontaniamo gobba, praticamente le spalle dalle orecchie, questo, si allontana. Quindi, uno, ci allontaniamo. Due, quindi già cominciamo a fare questo, già. Apro, chiudo. Apro, chiudo, rimango così, spalle lontane, braccia tese, allungo le gambe. Qui adesso la cosa, tengo il dorso del piede, la cosa difficile adesso è portare il bacino in retroversione, quindi non così, ma così. Quindi gobba e bacino in retroversione. Per portarlo in retroversione dovete contrarre molto bene l'addome, quindi tenere duro sia la parte del gluteo, sia la parte delle gambe e sia la parte dell'addome. Automaticamente, se fate già questa cosa, esatto, si raddrizza, diciamo, il corpo. Sicuramente vedrete che le prime volte nel farlo farete fatica, perché o fate la gobba, cioè o fate questo ed avrete il culo molle, oppure indurite il culo e prendete la gobba. Esatto. Il bello di questo esercizio è che quando riuscirete a chiuderlo, quindi già solo stare 20 secondi in isometria, cioè già fare questo e stare così, guardare avanti, preciso, già. È già tanta roba e sta già lavorando molto il corpo, perché esatto, non sembra, ma siete bravi a collegare tutta la parte inferiore con la parte superiore. Qui lavorano tantissimo le spalle, lavora l'addome, lavorano le gambe, lavora tutto il corpo. Avrete anche benefici poi nella vita quotidiana, perché riuscirete a collegare appunto tutto il corpo. Ovviamente poi l'evoluzione poi dopo di questi esercizi, che potrebbero anche non interessarvi, però già ad esempio questo, già solo così, gobba e vado a fare i push-up. Ovviamente così aumenta il livello di difficoltà di parecchio pure, di parecchio. Esatto. E per aumentare ancora il livello semplicemente basta andare sempre più avanti. Sì, però diciamo che l'idea è la base devono conoscerla tutti, cioè chiunque si definisca un calistenico deve essere in grado di padroneggiare questi esercizi. Quindi se anche voi magari vi state allenando da uno o due anni e non avete mai fatto questi esercizi, non potete definirvi calistenici. Sì, magari fate le trazioni, fate i dip, però nel calistenici non ci sono solo le trazioni e i dip. C'è un mondo da scoprire che è anche interessante, no? Perché magari può aprirvi, appunto, adesso non volevo fare il filosofo. Comunque, passiamo al secondo esercizio. All low body. Esercizio d'addome, sì, per eccellenza nel mondo calisthenics. Anche questo. Andiamo a terra. Diciamo, la parte finale, l'obiettivo finale sarebbe farlo appunto proprio con le gambe tese e braccia tese. Quindi vediamo. Ovviamente anche qua ci sono delle propedeutiche per, sì, arrivare alla fase finale. Vi faccio vedere subito la parte finale che cosa serve questa qua praticamente. Serve anche per poi ulteriori skill, come ad esempio il front lever. Sì. Se volete fare il front lever e non avete la barchetta, la cosiddetta hollow body, sì, non riuscirete a farlo. Comunque, hollow body, tenete la schiena, la bassa schiena appoggiata al pavimento, dovete formare una sorta di C praticamente. Sì. Allungate le gambe e allungate le braccia e mantenete, sì, la posizione in questo modo. State lì, respirate, mi raccomando, anche qua gambe contratte, addome contratto, tutto contratto praticamente, cosa molto importante. Completamente. Adesso non facciamo un tutorial per ogni esercizio, però questo esercizio è fondamentale, quindi è importante includerlo anche nei vostri allenamenti.
Ma provatelo, perché provandolo anche a fine allenamento, fare 4 serie da 30 secondi di questo fatto bene, l'addome lavora. Tanta roba. Se più forte. Volete provare, ma sentite appunto del male che può succedere, se lo dite spesso, dolore alla schiena, semplicemente magari non siete ancora abbastanza avanzati per poter farlo la versione full, la fate magari rannicchiata, quindi in tac, o magari la fate una gamba. Però l'obiettivo è sempre di fare ottenere quella curva lì. Ok, adesso veniamo al prossimo esercizio, ovvero l'L-sit. Anche questo, diciamo che per renderlo più semplice si possono usare delle parallele più alte, ma questo in realtà l'obiettivo sarebbe quello di farlo a terra. Cioè, se arriverete a farlo a terra, che è veramente molto complicato, siete dei forti calistenici comunque, no? Ovviamente, ripetiamo, addome forte, sapete benissimo, vi darà benefici per tutto. Come avete già visto, abbiamo fatto già 3 esercizi e praticamente l'addome è sempre il fulcro di tutto in realtà. Vedete? Boom, e teniamo. Ok, molto semplice, quindi da qua. E si tiene la posizione. Questa è la versione full, chiaramente, versione con gambe tese, complete. Sì. C'è la versione anche in questo caso, tac, con gambe rannicchiate o one leg. Sì. Diciamo che qua è richiesta anche una dose di mobilità, perché dovete essere anche abbastanza mobili per farlo, però chi ha difficoltà basta che sta così e mantiene la posizione. Già solo mantenere questa posizione fatta magari per serie, magari non so, un 4 per 20 secondi è già super allenante, quindi provatelo, perché questo vi aiuterà parecchio. Sì, l'obiettivo è poi arrivare a farlo a terra, terra è devastante. Una cosa che può aiutarvi per farlo a terra potrebbe essere semplicemente quella di stare seduti così e saltare così, diciamo. Da qua, boom, e tengo. Fate magari una 5-6 ripetizioni da 1-2 secondi e vi può aiutare. Prossimo esercizio. Cosa abbiamo? Handstand al muro. Handstand al muro. Questo può essere l'esercizio, diciamo, meno difficile a livello di forza, ma più difficile a livello di testa, perché fa un po' paura. Fa un po' paura, perché chiaramente andiamo al contrario. Sì. È molto semplice in realtà. L'importante è mettere le mani non troppo vicine al muro e neanche troppo lontano, per evitare di fare e formare la gobba, la curva. Sì. La curva. Quindi le mettiamo in questo modo, larghezza un po' più delle spalle, con una gamba cerchiamo di slanciarci, quindi gamba tesa, e con questa qui spingiamo e cerchiamo di mantenere semplicemente la posizione, braccia ferme. Boh. E arriviamo okay. Su. La cosa importante qua è spingere il pavimento, quindi avvicinare le spalle alle orecchie. Dovete fare questa cosa, cioè lui così, ma così. Questo è importante. Quando spingete non abbiate paura di spingervi il pavimento, perché se avete paura vi lasciate molli e cadrete. Anche quindi, qua non è richiesto fare ripetizioni, piegamenti, già solo stare a testa in giù e tenere il corpo dritto è fondamentale per essere un calistenico, ma in realtà non per forza calistenico. Cioè, se voi andate in palestra e usate i macchinari, fate la lat machine, fate la pec deck, fate la leg extension, ma poi non siete in grado di stare semplicemente a testa in giù con le braccia tese, capite che c'è un problema. Noi infatti aiutiamo un sacco di persone a risolvere questo problema, perché la palestra è vero, può essere divertente eccetera, però già solo saper padroneggiare il proprio corpo, diventare più forti, ovviamente vi dà un sacco di benefici. Non è una cosa poco, direi. Sì, soprattutto in termini di salute, perché poi uno magari va in palestra, si annoia, questi qua sono workout, esercizi più divertenti e fanno diventare più belli esteticamente, quindi automaticamente avete l'addome che magari non avete mai avuto. Voi non immaginate quanta gente ci dice ma io voglio l'addome e faccio fatica a tirarlo fuori. Ma tu quanto sei forte di addome? Tu sei in grado di tenere un L-sit? Esatto. No. E quindi non ci avrai mai l'addome. Poi è vero che c'è la dieta eccetera. Comunque, per non farvi troppo il minestrone, noi aiutiamo un sacco di persone a ottenere risultati, principalmente col corpo libero. Se anche tu vuoi ottenere risultati, appunto vuoi trasformare il tuo fisico, non ci sei mai riuscito, ci hai provato tante volte, non ce l'hai mai fatta. No, possiamo aiutarvi. In maniera personalizzata, perché poi è importante farsi seguire in maniera personalizzata. Trovate il link in descrizione, vi facciamo una scheda in base al vostro livello e ai vostri obiettivi e vi assicuriamo che ci ringrazierete. Cioè, proprio ci ringrazierete, finalmente ho ottenuto i risultati
che tanto speravo. Anche perché vi diciamo questo perché abbiamo un'esperienza tale per dirvi, sì, che la gente ci ringrazia. Ci ringrazia, ci ringrazia, sì, sì. Ovviamente ci sono anche i nostri workout che magari fate anche voi, però quelli da soli non bastano, perché comunque i nostri workout da 8 minuti non vi rendono l'addome più forte. È un inizio, però. Adesso però andiamo a vedere l'altro esercizio, ne mancano solo due. Prossimo esercizio. Abbiamo lo skin the cat. Andiamo magari a farlo gli anelli, quello. Un esercizio molto dinamico, ma anche molto figo da vedere in realtà. Allora, abbiamo degli anelli, si può fare anche la sbarra. Gli anelli però è un po' più facile perché ovviamente... Entrano le gambe. Sì. La difficoltà è proprio quella. Da qua cosa faccio? Rannicchio. Ok, estendo e torno così. Si torna su. La difficoltà di avere una barra è chiaramente che, sì, come avete visto, Domenico è entrato facilmente all'interno. Se fosse su una barra, ovviamente c'è costruzione della barra, sì, quindi bisognerebbe scavalcarla. Allora, per questo esercizio, molte persone già nel fare questo possono avere tanta paura nel girare. Cosa potete fare? Una sbarra più bassa, ok? Vi mettete sotto, così. Cercate di già fare solo questo, spingere, tenere. Incastrare le gambe lì. E poi da qua, ok? La paura è sempre quella, perché, sì, appunto si ruota al contrario, si va a testa, sì, in giù. Ma l'importante è sempre presa ben salda, sì, e già siete tranquilli al sicuro. Tanto non cadete, cioè. E poi vi slanciate un pochetto con le gambe. Però qui molti avrebbero paura nel farlo, soprattutto chi inizia. Quindi già questo, diciamo che lunge lean, la verticale, eccetera, ci vuole anche un po' di tentativo. Per questo è importante appunto farsi seguire, perché da soli magari vi fate anche male. Volendo comunque in palestra da noi, abbiamo anche i materassini, sì, nel caso siete di Milano. Quindi direttamente in palestra da noi, perché, sì, possiamo aiutare anche in questo caso, perché i materassini, se metti caso cadete, è morto. Però diciamo già molte persone hanno difficoltà già solo a fare questo, da qua già solo a tirare, perché da qua dovete tirare, no? Molti fanno fatica e poi mettere il piede, ok? Da qua io guardo giù e mi lascio andare, ok? Però c'è l'ultimo esercizio che potrebbe essere un requisito fondamentale, che è il tuck front lever, perché già comunque avere un po' di forza di addome può essere utile. Ok, vogliamo far vedere magari il tuck front lever, barra bassa. Stesso identico esercizio praticamente. Gambe rannicchiate. La versione finale, anzi no, non è la versione finale, la versione primaria dello skin the cat, se vogliamo definirla, ecco. Quindi c'è solo il primo pezzo, ma dobbiamo fare la tenuta, quindi non diventa più dinamico, ma... Da qua spingo, si tiene, e semplicemente, tengo, respiro. Andiamo a mantenere così, sì, a posizione. Anche qua le spalle magari non molli, sì, cerchiamo di fare la retroversione, così. Anche tiene. Questo ovviamente è un requisito per essere un buon calistenico, cioè... ripeto, non dovete fare chissà che cosa, pullare, fare robe strane. Semplicemente stare su una sbarra, avere un addome che vi permette di stare appunto in orizzontale è fondamentale per una persona, cioè capito? E niente, queste qua appunto sono le basi del calisthenics. Sì, sì. Abbiamo trazioni, dip, push up, squat, ma poi c'è tutta una serie di lavori da fare per rendervi più forti fondamentalmente. Anche perché diventando forti in questi esercizi diventerete più forti anche nei classici esercizi basici, sì, come possono essere dei push up, come possono essere delle trazioni, perché appunto avete un core talmente sviluppato, talmente forte che vi aiuteranno, sì, a fare le esecuzioni al meglio. Detto questo ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al gruppo Telegram che trovate appunto sotto in descrizione, cosa molto importante. Perché ci sono sempre contenuti aggiornati, video, e siete sempre sul pezzo, insomma. Vi possiamo anche avvisare, voi sapete, no? Il nostro sponsor è appunto MyProtein, vi avviseremo anche sulle offerte, così potete anche ovviamente pagare meno l'integrazione, vi avviseremo sui workout quando escono, potete chiederci voi i workout appunto che volete. E niente ragazzi, grazie di essere stati con noi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella raga, ciao.